Chiappin, ovviamente, questa bella ragazza che non conosciamo. Noi entri, complimenti, Madame. E benvenuta. Voulez-vous canter per moi? Dici, maestro. Maestro, se vuoi piacere. Buonasera anche al nostro pubblico. Ciao, bei ragazzi. Denora.
Allora, siamo in compagnia di questa grande orchestra, un musicista più bravo dell'altro c'è in questa orchestra, vero? Poi sentiremo anche la cantante nuova, vedo delle belle facce da musicisti, quindi mi fa piacere. Siamo partiti con questo medley di polche per dare il ritmo a questa bella serata, perché vi vedo carichi. Ci vuole, però non ne avete avemus chiapin, perché... ecco, avemus questa chiapin. Sera. C'è ancora questo tempo sì. per quello. Chiapin ce l'abbiamo, poi vediamo un po' come va a finire il resto. Poi si decide sul da farsi. Giusto? Denora, allora facciamo un passo avanti, ringraziamo già l'orchestra di Gigi che ci farà compagnia. Questa... Robby! Ci volevo un bel caffè, eh? Gigi, la tromba... Non ce l'hai quella... Dov'è? L'ho lasciata a casa. Perché lui ha una tromba che io la prima volta che l'ho vista ho detto, cos'è successo? Hai fatto un incidente con questa tromba. Come si chiama tecnicamente? No, è una tromba che praticamente ha inventato Gillespie. Perché Gillespie aveva sempre visto suonare così, no? E il microfono era lì. E allora il polico si arrabbiava, giustamente. È abbastanza arrabbiato. Il barista una sera, così dico la leggenda, diciamo, la storia. Lì. Passa il barista, gli fa cadere la tromba si storta tutta. Allora la riprende, suona, vede che va bene. E allora... Che idea, e tu te la sei fatta, no, hai chiamato un barista e te la sei fatta trovare. Grande Gigi! Allora Lara, un paio di dediche al volo ce le abbiamo? Volentieri, io ero incantata dal discorso e quindi non mi sono preparata la paginetta, ma iniziamo con un saluto da Melissa Di Paolo che saluta e fa tanti complimenti a Gigi Chiappin. Grazie. Patrizia da Verona saluta e fa tanti complimenti a Gigi Chiappin e tutta Grazie. L'orchestra del cuore. E poi c'è Nuccia da Piacenza che dice: Gigi, sei grande, forse per qualcuno sei solo una persona, ma per noi sei tutto il mondo. Allora saluto le solite fasce. Nuccia, Cristina e Ivana. Le solite fasce. Oh, che bello, ecco. Che bello. Allora Gigi, vogliamo ascoltare qualcosa di nuovo? Dobbiamo o no? Presentare la new entry. Esatto. Esattamente. Non è nuova. No, ma noi, io parlo della voce ovviamente. La voce, chiaramente. Però la deve presentare lei. E allora mi avvicino a lei. Se permetti. Ah, eccoci qua. Lidia, facciamo un passo avanti. Ecco. Raccontaci un po', non voglio sapere come hai conosciuto questo individuo che ha una grande orchestra, che ormai, io scherzo, però invece dell'amore cosa dovrebbe esserci? Solo l'amore, secondo me. Solo l'amore, che bello. Allora, cos'è, che tipo di brano è? È un lento, melodico, romantico. Che ha scritto il signor Renato Pizzamiglio, che abbiamo qui in sala. Dov'è? Non lo vedo. Cambiare. È il solito spacciatore. Non c'è. Dov'è? No, c'è. Allora, sarà lì attaccato al televisore. Ah no, eccolo. Allora ascoltiamo. Sicuramente sarà un bel brano dalla voce. Vuoi dedicarlo a qualcuno? Certo, lo dedichiamo alla Beatrice, che è stata la prima cantante ad averlo inciso. È vero, abbiamo anche un volto storico. Infatti. Si riesce a inquadrare? 5, dammi la 5, vieni. Io qui questa davanti. Sera, prima di iniziare la serata, Bea, vieni, dai, così, facilitiamo anche il compito. L'avevo incrociata in corridoio. Vai, Bea! Assomiglia a voce storica, direi! Che questa bello grande orchestra. Rivederti. Non sei microfonata, potresti parlare con mio vicino. Oh, buonasera a tutti! Ciao, Roma. Beatrice, è un piacere riaverti qua, rivederti perlomeno. Se poi ti viene voglia di cantare una canzone, magari anche a duetto insieme, noi siamo qui, eh? Va bene. Ci fai solo penso. Felici. Bene, facciamo un grande applauso, voce storica. Ciao, grazie Gigi, dell'orchestra. Grazie, Bea. Accomodati pure. E allora ascoltiamo questa canzone, Invece dell'amore. L'orchestra di Gigi Chiappin. A voi. A voi. Grazie. Senza cuore che mi fai stare senza
Invece dell'amore ci hai cantato una bella canzone d'amore e questo ci ha fatto molto piacere. Sì. Vi lasciamo accomodare, ragazzi. Dopo. Grazie, grazie mille, ragazzi.